Sono Anna Barbara Litta, moglie del principe Giacomo Maurizio dal Pozzo della Cisterna. Sono qui, in questo palazzo, dal 1685. L'avevamo comprato io e mio marito, permutando la nostra vecchia dimora e aggiungendo ben 18.000 ducatoni. Eravamo principi, dopo l'acquisto del feudo di Cisterna d'Asti, orgogliosi di questo titolo. Con Giacomo trascorrevamo tante ore in questa sala, l'unica in tutto il palazzo ad essere rimasta come allora. Il palazzo che vedete oggi è più grande. Ha perso un po' la sua anima barocca ed è stato trasformato a più riprese nel corso del tempo, sovrapponendo stili, rinnovando decorazioni, adattandolo al gusto delle epoche e dei miei discendenti. Ma oggi il mio bel palazzo non è più dei principi della Cisterna. Oggi c'è la provincia. Ah, ai miei tempi era diverso. Le province non c'erano, le hanno istituite nel 1859 e i palazzi, beh, erano per i nobili. Invece oggi, tutti i giorni un vai e vieni di gente. Io non ho più pace. Questa è casa mia. Solo la domenica posso uscire e finalmente godermi il mio palazzo, tranquilla, insieme ai miei amici. Almeno hanno conservato qualche ritratto. Guardate. Questa sono io, ma non è molto somigliante. Direi che io sono decisamente più bella. Sapete, qui, in questo palazzo, sono passati illustri personaggi. Io mi ricordo bene. Già avevo terminato la mia vita terrena a ben 88 anni quando vidi Viotti. Sì, lui, il grande musicista, rimase qui da noi per qualche tempo. Doveva essere nel 1770. Allora era solo un ragazzino, ma era già il primo violino di corte. Le sale erano pervase dalla sua musica, il violino trillava solitario e le dame Giuseppe Alfonso, uno dei tanti miei pronipoti, godevano della sua arte. Giuseppe Alfonso era un vero mecenate, aiutò musicisti, artisti, pittori e fu così che la nostra famiglia incrementò notevolmente la già cospicua collezione d'arte. Giuseppe Alfonso non era solo un mecenate, lui cambiò radicalmente aspetto alla nostra principesca dimora. Quando si sposò nel 1780, ordinò un nuovo progetto per il palazzo al regio architetto Francesco Valeriano dell'Ala di Beinasco. Guardateli, Giuseppe Alfonso e dell'Ala. Discutono su come abbellire il palazzo davanti ad una tazza di cioccolata calda. Era la merenda di moda allora. Anche a Casa Reale. Ma tra una merenda e l'altra i lavori furono eseguiti soltanto alcuni anni dopo. Ma con quali risultati? Nuove facciate verso la strada ed il cortile, in pieno stile tardo barocco, modifiche agli interni con nuove sale splendidamente realizzate ad Albolina, nuovi arredi, addirittura una nuova ala del palazzo. Che meraviglia!
Giuseppe Alfonso, ahimè, rimase presto vedovo e per trovare una nuova moglie tra le nobili signore organizzò una conversazione, in pratica una festa. Invitò 35 marchese, 122 contesse, 3 baronesse e 60 madame. Si fece addirittura prestare da altre famiglie nobili piatti, bicchieri, mobili e candelabri per poter accogliere degnamente tutti gli ospiti. Ma Giuseppe Alfonso si risposò solo 4 anni dopo. Passano gli anni, veloci. Scoppia la Rivoluzione francese. Che disgrazia! Proprio in quell'anno, il 1789, nacque Carlo Emanuele, figlio di Giuseppe Alfonso. Era un liberal moderato, partecipò ai moti del 1821 contro la monarchia assoluta e in seguito venne condannato a morte in contumacia. Visse a lungo in esilio a Parigi, dove nacque nel 1846 Maria Vittoria. Il palazzo era vuoto, triste, silenzioso. Mi sentivo tanto sola qui. È stato un brutto periodo. Ma Carlo Emanuele tornò in Italia grazie all'indulto e venne nominato senatore. Morì nel 1864 e non fece in tempo a vedere il matrimonio della figlia, l'ultima erede dei Dal Pozzo della Cisterna. Maria Vittoria, mi ero così affezionata a lei, così gentile, caritatevole, buona. Peccato abbia sposato quel Savoia, quell'Amedeo, sì, il duca d'Aosta. Andarono in Spagna, re e regina di quel grande paese. Ma lei stava già male, era debole, soffriva e poi erano tutti contro di loro. Così, nel 1873, dopo soli 3 anni, lasciarono il trono e rientrarono a Torino, in questo bel palazzo. Ma lei, poverina, l'ex regina di Spagna, l'ultima dei Dal Pozzo della Cisterna, morì 3 anni dopo, a Sanremo. Aveva solo 30 anni. Oh sì, il palazzo vide anche le adultere. Guardate, lei è Maria Letizia Bonaparte, la seconda moglie di Amedeo d'Aosta, nonché sua giovane nipote. Lui, non indovinerete mai, è Nietzsche, l'illustre filosofo. Come saprete, soggiornò alcuni mesi a Torino, a pochi passi dal palazzo, e proprio in quel periodo i due ebbero una relazione. Pare sia stato un amore travolgente. Pare. Fatta l'Italia, Torino non era più capitale. E quell'Amedeo, tra una missione diplomatica e un ricevimento a corte, me lo cambiò tutto il palazzo. Voleva una dimora principesca, sale imponenti, il nuovo scalone, un vago stile rinascimentale. Ma correva l'anno 1883. Dov'è finito il mio amato barocco? E il figlio?
Emanuele Filiberto ha voluto continuare l'opera. Terminati i grandi lavori di trasformazione nel 1900, il duca pensò di cambiare anche la bella facciata barocca. Voleva rifarla in mattoni rustici, ma la commissione conservatrice dei monumenti, presieduta da D'Andrade, si oppose e riuscì a fermare un Savoia. E poi i duchi d'Aosta non ci abitavano più a Palazzo Cisterna. Ne affittarono addirittura una parte. Quando morì Emanuele Filiberto nel 31, gran parte degli arredi furono alienati. E così era fatta. Il palazzo era vuoto. Non restava che vendere. E fu venduto, sì, per 8.250.000 lire, il 12 agosto del 40, 2 mesi dopo l'entrata in guerra dell'Italia. Lo comprò la provincia, che stava cercando una nuova, ampia e decorosa sede. Così vi ho raccontato tutto quello che avevo voglia di raccontarvi. Spero vi sia piaciuto. E se non vi è piaciuto, fa lo stesso. Ma adesso devo andare. Gli uffici stanno per riaprire. Devo nascondermi. Tornate a trovarmi. Vi aspetto. Ah, la prossima volta fatevi annunciare. Sono una principessa.